pugliese come il premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino è nato in Germania, precisamente nella località di Frankenthal. Pugliese perché da Celle Sapica, nella provincia di Brindisi, era partita la sua famiglia come tante famiglie italiane in cerca di un'esistenza diversa oltre confine. Della sua famiglia si conosce solo mamma Mina e Piera, la sorella minore di Rocco. Rocco Casalino in Germania ha vissuto 16 anni, fino ai primi studi superiori, in un istituto di indirizzo classico. In quegli anni il ritorno in Puglia, dove conseguì un diploma presso un istituto tecnico commerciale col massimo dei voti. Della sua vita privata ha raccontato soprattutto durante il reality che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Nella sua adolescenza in Germania, ha perso il padre, che in terra teutonica faceva l'operaio come tanti emigranti, a causa di un tumore. Il padre, si è letto negli scorsi anni, era uso picchiare la moglie, eventi drammatici che portarono Rocco a sottoporsi a sedute di psicoterapia. Rocco Casalino studia all'Università di Bologna, laureandosi in ingegneria elettronica con specializzazione in gestionale. Nel suo curriculum, come noto dalle polemiche tra media e politica, veniva indicato il conseguimento di un master's degree in economia presso la Shenandoah University, a Winchester, negli Stati Uniti d'America, successivamente smentito dalla stessa università e spacciata dal diretto interessato come aggiunta non sua. La versione odierna di Rocco Casalino è diversa dalla prima che è entrata nelle case degli italiani. Lo abbiamo conosciuto durante la prima edizione del Grande Fratello. Era il 2000 e per la prima volta si aprivano le porte della casa più spiata d'Italia. Un'edizione passata alla storia come gran parte dei suoi concorrenti. Il GF1 lanciò anche Pietro Taricone, Marina La Rosa, Cristina Plevani. Quello, a detta di molti critici della televisione, un esperimento socio-antropologico, per la prima volta giovani italiani, senza conoscersi, venivano costretti a convivere nelle stesse mura.